tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi, che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale. Lui insegna autorevolmente la Costituzione conciliare sulla liturgia, la quale afferma anche che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri. È il motivo per cui il presbiterio bolognese attribuisce grande importanza alla festa annuale della cattedrale, riunendosi in preghiera nel giovedì più vicino al giorno liturgico della dedicazione, il 23 ottobre. L'incontro si è aperto con una riflessione offerta da padre Etienne Veteux, docente alla Gregoriana e direttore del Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici. Le grandi questioni antropologiche offerte dalla cultura attuale, ha affermato padre Veteux, mettono fortemente in rilievo l'importanza delle relazioni interpersonali ed è facile vedere come nella sapienza biblica sono proprio le relazioni a offrire la chiave di comprensione di se stessi e degli altri, a partire dalla relazione uomo-donna, che mette in evidenza la domanda strutturale di un completamento dell'individuo. E la mia idea di fondo era di mostrare come le domande di oggi sono in realtà molto giuste, provengono di un'aspirazione molto giusta, che è quella della relazione, la relazionalità, e che raggiunge così l'intuizione di fondo anche dell'antropologia biblica, la sapienza biblica, e dunque vorrei mostrare come la Bibbia conferma queste domande, però poi anche permette di purificarle e di dare un vero orientamento. Aprendo la celebrazione eucaristica, l'arcivescovo ha voluto segnalare per la preghiera comune i sacerdoti ammalati, i nostri missionari, in particolare Don Davide Marcheselli che si trova nel Kivu, regione con una delle situazioni più difficili nel mondo. La presenza di Don Mikhailo ci ricorda il continuo impegno a pregare per l'Ucraina e per la fine della violenza. Presenta anche padre Kidane, cappellano della comunità eritrea cattolica, che ci ricorda la complicata realtà del Tigray e della stessa Eritrea. Tutte situazioni, ha detto il cardinale, da portare nel cuore. Oggi ricordo con gratitudine che anche la data del mio battesimo, l'ho scoperto con una qualche fatica un po' di tempo fa, non lo trovavano più il certificato, sono stato battezzato a San Pietro, non trovavano più il certificato, non avevo dubbi che i miei, credo che proprio, eccetera. Quindi è oggi. È un motivo in più per rendere lode, io, alla provvidenza di Dio che mi ha unito a questa Chiesa. Doniamo la vita volentieri e non per sacrificio, senza interessi personali, perché qui la regola è quella del Padre, tutto ciò che è mio è tuo. La cattedrale, ha proseguito l'arcivescovo, ci aiuta a ritrovare il passo per camminare insieme a tutta la Chiesa, prima di tutto con la Chiesa di Roma, la Chiesa di Pietro, del quale porta il titolo, e con essa tutte le chiese sparse da Oriente a Occidente, popolo che il Signore non smette di radunare. Ma la cattedrale ci aiuta a ritrovare il passo per camminare insieme a tutte le chiese di Bologna, e anche all'interno delle varie chiese di Bologna, nelle sue tante e tutte importanti articolazioni. E dovremo trovare i modi per camminare tutti insieme, i ministeri istituiti, le diverse articolazioni di responsabilità, e le soluzioni che troveremo daranno forma non in laboratorio ma nella vita, perché dopo tanta sperimentazione possiamo, direi anche un po' dobbiamo, costruire realtà stabili e accoglienti. Penso per esempio per noi anche alle zone. Il cardinale ha voluto ricordare il recente anniversario dei 60 anni dall'apertura del concilio. È una data che non vorrei passasse in maniera automatica, ha detto, perché siamo chiamati a ritornare alle sue fonti e a viverle, costruendo attraverso la sinodalità la sua applicazione. Superiamo le polarizzazioni, ha detto ancora, citando Papa Francesco. Custodiamo e costruiamo la comunione, diventando sempre più una cosa sola, come Gesù ha implorato prima di dare la vita per noi. L'omelia è disponibile integralmente sul canale YouTube di 12 Porte.
Nella mattinata di martedì 25 ottobre è deceduto nella casa parrocchiale di Santa Maria della Misericordia Monsignor Nevio Ancarani, di 99 anni, decano di ordinazione sacerdotale. Ordinato prete per la diocesi di Rimini nel 1947, fu rettore del Pontificio Seminario Regionale Flaminio Benedetto XV dal 1958 al 71. Cessato l'incarico di rettore, è rimasto a servizio della diocesi di Bologna, in cui è stato incardinato nel 1983, ricoprendo numerosi incarichi in ambito culturale, educativo e missionario. Dal 71 al 99 fu insegnante di religione al Galvani, di cui fu anche vicepreside. Era canonico della cattedrale e protonotario apostolico. Le esequie giovedì pomeriggio nella Chiesa della Misericordia. La parrocchia greco-ortodossa di Bologna ha celebrato mercoledì la festa patronale in onore di San Demetrio, alla presenza del metropolita Policarpos, pastore della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, sotto la giurisdizione del Patriarcato Ecumenico. Era stato proprio l'allora padre Policarpo, vicario generale del metropolita Gennadios, a trattare nel 1998 con il cardinale Giacomo Biffi per l'utilizzo stabile della chiesa dei Caprara in via De Griffoni da parte della parrocchia greco-ortodossa, e oggi è tornato, succeduto al defunto Gennadios come metropolita d'Italia, accolto dal parroco locale padre Dionisios per presiedere la divina liturgia. Erano presenti al solenne rito, con numerosi fedeli nonostante il giorno infrasettimanale, anche alcuni parroci ortodossi di città vicine. San Demetrio di Tessalonica, onorato dagli ortodossi con il titolo di megalomartire, subì il martirio sotto l'imperatore Diocleziano e in suo onore venne edificata una grande basilica nella città evangelizzata da San Paolo. Il nome Demetrio, in tutte le sue varianti, è molto popolare nei paesi ortodossi. Nella chiesa di San Demetrio di Bologna, visitata più volte anche dal patriarca ecumenico Bartolomeo, è custodito un frammento delle reliquie del santo proveniente dalla parrocchia di San Lorenzo in Campo, diocesi di Fano, che ha custodito per secoli il corpo del santo martire, restituito in gran parte alla basilica tessalonicese. In ascolto del creato. Questo è il titolo della veglia ecumenica organizzata dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Bologna, che si è svolta a Botteghino di Zocca domenica 23 ottobre. Più di 120 persone, famiglie, bambini, scout, si sono cimentate nelle attività che avevano lo scopo di mettersi in ascolto della natura. La camminata a Casola Canina, i laboratori di danza, di argilla e delle api. Poi tutti si sono raccolti in cerchio per il momento di preghiera. È stata una serata importante, spero che col contributo di tutti abbiamo potuto testimoniare che questo è un percorso che possiamo fare assieme. Era importante farlo, era una prima volta a Bologna sul tema del creato e credo che la bellezza di questa serata, a differenza di altri momenti ecumenici, sia stata non soltanto questo bellissimo setting che ci ha ospitato con i suoi profumi, con i suoi colori, ma anche vedere tanti giovani. È una partecipazione così ricca, intergenerazionale, interculturale, che ha dato voci diverse a tradizioni diverse per celebrare l'unico Dio. Abbiamo celebrato questa giornata sulla custodia del creato con le altre chiese cristiane che fanno parte di questo consiglio della nostra diocesi, insomma legata al nostro territorio. E questo tema della custodia del creato è un tema che ci tocca da vicino, ma credo che, come si diceva anche nella meditazione in cattedrale, nella festa della dedicazione alla cattedrale, è un tema che forse i giovani hanno ancora più nel cuore e anche forse nelle loro discussioni. Quindi è bello anche vedere questi gruppi scout che sono venuti a farci visita in questa veglia, e quindi credo che questa giornata è dedicata in modo particolare a loro. Bello vivere questa esperienza di unità con tutti i fratelli cristiani anche in questo luogo così segnato dal contatto con la natura, per scoprire che tutto è creato, che anche noi facciamo parte del creato e il creato fa parte di noi. È un stesso impegno davvero di salvezza integrale della terra, dell'uomo e del cielo.
Una giornata ricca di tanti appuntamenti, tante persone che hanno dato il loro contributo, laboratorio, una passeggiata ecumenica, a scoprire proprio il creato qui dei nostri territori. Un momento anche di preghiera complesso anche da mettere insieme per dare voce a tutti, come dire, un cammino anche che vada fuori dalla nostra città di Bologna per scoprire anche questi luoghi e queste piccole comunità che sono ancora molto vive e hanno, come quella di Botteghino, una capacità di accoglienza, di ascolto e di, come dire, di abbraccio molto, molto forte. Bello, bello. E queste cose mi rincuorano, anche se ho il cuore magari un po' turbato dalle vicende del mondo, queste cose mi rincuorano. E vedere questo prato pieno di giovani, con tutti questi scout, con le ragazze che hanno ballato, con i bambini che hanno fatto il laboratorio di Creta, ci sono state delle camminate, è stata veramente una bellissima iniziativa che spero che si possa ripetere, che quindi insomma, anche perché vedere le diverse religioni cristiane presenti oggi è un gran bel momento e credo che anche per il nostro paese, per il Botteghino di Zocca, sia una cosa importante. Tre giorni di dibattiti e incontri hanno celebrato il mezzo secolo di vita di Cefa Onlus, con l'obiettivo dichiarato di dar risposta alle sfide globali che contrassegnano questo complicato momento storico. Dopo l'appuntamento di venerdì scorso al Centro San Domenico, dedicato al fondatore, senatore Giovanni Bersani, sabato il focus si è spostato sulla cooperazione come risposta alle sfide globali, con la partecipazione, tra gli altri, del cardinale Matteo Zuppi. Domenica, invece, giornata mondiale dell'alimentazione, la festa di Cefa è culminata con l'iniziativa Riempi il piatto vuoto. Io ho sempre trovato un'area di cooperazione straordinaria, no? Agricoltura, i bisogni fondamentali, insegnare a coltivare meglio, avere più frutti dalla terra, costruire le comunità attorno a un obiettivo di interesse comune. Qui c'è un insegnamento vero, no? Non questi aiuti così sparsi, ma qualcosa di concentrato e soprattutto 50 anni di continuità. And I'm here today to support the great work they've been doing. Conosco Cefa da molto tempo e in questi decenni ha messo in essere tante iniziative che hanno aiutato il mio paese. Le nazioni emergenti vogliono sì ricevere aiuti, ma anche trovare partner che collaborino con noi nell'affrontare le sfide che ci attendono per migliorare in maniera strutturale la nostra situazione generale. Sicuramente oggi pomeriggio abbiamo avuto modo di parlare di tanti progetti e il nostro lavoro ha portato dei frutti che insomma oggi siamo riusciti anche a quantificare, a raccontare, a riportare alla città, perché non ci dimentichiamo di essere di Bologna anche quando siamo dall'altra parte del mondo. Però ci tengo a dire che questi 50 anni per noi sono più che un momento di bilancio, sicuramente questo momento c'è, ma vogliono essere un momento di rilancio, un momento in cui guardare al futuro, perché le sfide che ci aspettano oggi, che ci sono oggi, che oggi appunto affronteremo anche con attori della città di Bologna che si occupano delle nuove povertà, sono sicuramente sfide che vanno superate, affrontate solo considerando che non esiste un qui e un là, un noi e un loro, un qui e un altrove, ma le povertà sono tali in tutto il mondo e dobbiamo essere uniti e unite nel combatterle. Cooperazione, sfide globali, il Cefa è qui, è ancora qui dopo 50 anni perché appunto queste sfide vanno affrontate dal basso, sicuramente l'agricoltura, l'alimentazione, garantire l'autosufficienza alimentare, formare i giovani sono ancora le strade per cambiare il mondo. Noi ci crediamo, andiamo avanti e soprattutto pensiamo di fare qualcosa che può essere utile a tutti. Oggi ci siamo resi conto che non ci si salva da soli, ecco, quindi contiamo di avere sempre di più qualcuno che ci sostiene, ma soprattutto dei compagni di strada nelle istituzioni che noi abbiamo trovato comunque in questi anni sempre presenti, ma soprattutto nei cittadini. La cooperazione internazionale è un fattore fondamentale, per noi cooperazione fra consumatori corrisponde anche un elemento di missione nostra, quella della solidarietà e dell'inclusione sociale. Noi abbiamo fatto iniziative molto importanti, ne cito una,
i vaccini per l'Africa. Abbiamo raccolto quasi 1.600.000 euro per aiutare, i tempi del Covid ovviamente, le popolazioni africane. Lo facciamo non come elemento di, diciamo, caritatevole, ma perché pensiamo che o il mondo si stabilizza o anche noi non riusciamo a venirne fuori. La difficoltà rivela le debolezze, le fragilità, come è stata la pandemia che ha rivelato tante fragilità sia personali sia di sistema. Credo che quella difficoltà che stiamo vivendo, sia quella della guerra, con tutte le conseguenze economiche e soprattutto legate all'energia, ci devono far scegliere insieme delle risposte, e che siano delle risposte che guardino lontano e non nel contingente, nell'immediato, peggio ancora non nella logica della speculazione. La comunità filippina bolognese si è riunita sabato sera per dare vita al Rosario Vivente. Living Rosary è un modo caratteristico di recitare la preghiera mariana, molto diffuso nelle Filippine, dove la corona del rosario è costituita dalle persone stesse che si uniscono in preghiera, recitando le 50 Ave Maria. Nel mese di ottobre, in molti luoghi delle Filippine, il Living Rosary viene recitato la mattina prestissimo e ogni fedele che recita l'Ave Maria accende una candela. È un momento molto sentito di unità nella preghiera e i gruppi del Living Rosary si sono diffusi nel paese, divenendo anche occasione preziosa di socializzazione e di condivisione. Questa serata noi dalla comunità filippina di Bologna per la prima volta riuniamo per un motivo: pregare per la pace. Pace per la nostra terra, nelle Filippine, pace per l'Italia, pace per il mondo. E crediamo noi che il potere più, diciamo, che il potere che noi affidiamo solo per arrivare in questa pace è la preghiera, specialmente l'intercessione molto potente della Vergine Maria, che nelle Filippine ogni ottobre celebriamo, e anche noi preghiamo insieme il rosario anche presto nella mattina, alle 4:30 della mattina, no? E noi qui è impossibile, ma almeno per una serata raduniamo per questa preghiera. Don Valentino Pillac ha la cura pastorale per le comunità filippine di Modena e di Bologna. Ogni domenica i numerosi fedeli originari del vasto paese asiatico si danno appuntamento nella centralissima basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano per la messa, che viene celebrata in Tagalog e in inglese. Esistono alcuni gruppi di spiritualità composti da fedeli filippini che hanno però nell'Eucaristia domenicale il loro momento di comunione. Mensilmente la celebrazione avviene assieme alla più vasta comunità parrocchiale. La bella notizia è che le persone che vengono qua ogni domenica sta crescendo. So, forse all'inizio era meno di 100 persone. Adesso ogni tanto, anche nel periodo estivo di agosto. Infatti noi pensavamo che non c'erano pochissimo, infatti c'erano gente. Quindi sta aumentando le persone che vengono. I filippini da tanto tempo che sono venuti qua in Italia hanno cercato di partecipare nelle messe parrocchiali, nelle diverse parrocchie della diocesi. E però quando noi abbiamo iniziato questa diciamo, comunità, misa comunitaria filippine, almeno hanno sentito un po' e curato un po' la nostalgia, come si pratica la fede e la religiosità filippina. E poi ci dà anche il coraggio e la forza, perché non solo la fede che si parla, anche la sua cultura, anche la situazione della terra, così condividiamo insieme, parliamo insieme, così si aiuta un po' per dare incoraggiamento a ciascuno di noi di aiutare. Sabato è stata la prima volta che la comunità filippina ha realizzato il Living Rosary a Bologna. Un momento molto intenso e suggestivo, sostenuto dal coro. Oltre a questi momenti unitari, proseguono settimanalmente gli incontri dei gruppi di spiritualità, molti dei quali seguono le orme del rinnovamento carismatico. E qui in Bologna siamo 8.000 filippini, ma diverse religioni, però di più di come cattolici come io. E questa Catholic Filipino Community of Bologna
quattro gruppi, la Federazione delle Filippine, Couple for Christ, El Shaddai e Missionary Family of Christ. Siamo uniti tutti per, come una forte cattolici. Quindi. Due giovani. Uno frequenta le superiori e ama l'arte campanaria e l'altro studia agraria all'università. Insieme hanno dedicato tempo e passione per le fonti storiche della loro parrocchia di San Vitale di Granarolo. Il lavoro di riordino dell'archivio parrocchiale li spinge a guardare con occhi nuovi alla loro chiesa e al loro territorio. Abbiamo creato questo nuovo archivio storico in modo da tutelare meglio i documenti presenti. E tra l'altro abbiamo approfittato nell'ottica un pochino di un pensiero di zona pastorale per riunire tutti gli archivi delle cinque parrocchie della zona pastorale di Granarolo in un unico locale per appunto preservarne meglio una loro tutela. E quindi appunto una volta che si è creato questo archivio storico abbiamo ceduto presto a tentazione appunto nello sfogliare questi documenti di questo archivio storico. Il motore principale è stato sicuramente l'amore per il nostro territorio, l'amore per la chiesa in cui siamo cresciuti, in cui abbiamo cominciato a servir messa all'età del catechismo e in cui abbiamo affrontato il nostro percorso di crescita fino a questi anni. Questo è stato l'inizio, il motore appunto, la scintilla che ci ha acceso il fuoco della passione e della ricerca. Per cui sempre di più, cominciando la ricerca storica, abbiamo voluto approfondire, abbiamo voluto conoscere, cercare. I numerosi documenti di archivio e le antiche cronache parrocchiali hanno spinto Paolo Lanzarini e Pietro Pandolfini a pubblicare un ricco volume, corredato di numerose fotografie che raccoglie la loro ricerca tra fede, arte e storia di Granarolo. Nella prefazione il Cardinale Zuppi ricorda la passione comunicata dai due ministranti di Granarolo, conosciuti in occasione della recente visita pastorale, e il loro amore per la Chiesa e il territorio. Un documento che diciamo ha portato a sviluppare la nostra passione è stato appunto il libro delle cronache del vecchio parroco che ha costruito la Chiesa di Granarolo sui residui di quella vecchia, che appunto queste memorie di Don Giovanni Battista Torri, scritto nel 1691. E questo diciamo è stato anche il primo libro, primo documento antico che abbiamo letto e lì è partito poi tutta la passione. Forse fino al grande sviluppo che ha caratterizzato Granarolo negli ultimi decenni, il denominatore comune è sempre stata la povertà nei mezzi, ma la ricchezza nella fede e nella devozione. Granarolo alla fine del 600 era un paese di 392 abitanti che però si sono messi tutti, anima e corpo, per la ricostruzione della chiesa. I mezzi appunto come ho detto sono poveri, non abbiamo grandi stucchi dorati, non abbiamo grandi pale d'altare di artisti famosi, ma ognuno portava il suo contributo alla chiesa, ognuno ci si metteva con il suo piccolo, con il suo mattone per costruire una casa comune che ci hanno consegnato bella come è oggi. Il libro è disponibile presso la parrocchia. Sabato 29 ottobre dalle 10 alle 12.30 presso la Cappella Farnese del Palazzo da Curzio di Bologna, la diocesi e tutta la cittadinanza bolognese è invitata a un convegno sul tema delle morti sul lavoro. Un argomento per il quale vorremmo nel 2022 in un paese come l'Italia non dover più parlare, invece purtroppo siamo ancora qui a parlarne. Diverse sono le questioni che occupano questo tema. La prima questione riguarda il numero, quanti sono e chi sono. Siamo abituati a seguire anche dai telegiornali, dalle informazioni, un numero che spesso però è il numero di coloro che sono lavoratori dipendenti, che vengono conteggiati dall'INAIL, mentre in Italia sono tanti altri, coloro che trovano morte mentre sono al lavoro, mentre si stanno recando al lavoro. I lavoratori indipendenti, i professionisti, gli agricoltori, i pensionati. E dunque una prima attenzione sarà posta a questo problema grazie all'aiuto dell'Osservatorio Nazionale delle Morti sul Lavoro di Bologna, che ci darà un quadro completo di questa cosa.
E poi prima di andare a parlare con i soggetti che rappresentano la città di Bologna e la sua vita, cercheremo di approfondire con una testimonianza della familiare, la madre di una ragazza ingegnere morta alcuni anni fa mentre vivere il suo, a svolgere il suo lavoro in un cantiere, qual è la situazione di coloro che si trovano a vivere questa cosa in quanto familiare. Poi ci sarà un approfondimento giuridico a cura di un professore universitario, di un ricercatore universitario di diritto del lavoro, e infine Vincenzo Cangemi, e infine ci sarà un approfondimento etico, perché la Chiesa si occupa di queste cose, perché tocca a noi convocare tutti su questo tema. Dunque forse non c'è solo una questione tecnico-giuridica da affrontare, ma anche una questione etica. La Chiesa, a partire dalla sua dottrina sociale, da sempre si occupa di queste cose e anche adesso non si tira indietro. Saremo aiutati da Don Matteo Prodi, insegnante di teologia morale e sociale, su questo tema. E poi dopo, insieme al nostro cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi, saranno invitati l'assessore regionale Vincenzo Colla, ci sarà un rappresentante di Confindustria, una rappresentante della città metropolitana di Bologna e i rappresentanti dei sindacati. Si cercherà di capire che cosa si può fare. Tutti dicono che sono per salvaguardare la sicurezza sul mondo del lavoro e tutti dicono di essere contrari a che queste cose ancora accadano, ma se ancora siamo qui a parlarne vuol dire che forse c'è bisogno che tutti si interroghino, anche a partire dalla Chiesa stessa, dicendo che cosa possiamo fare che ancora non abbiamo fatto perché questo non accada più. L'ingresso è libero, siete invitati, è meglio prenotarsi alla mail della Pastorale Sociale del Lavoro di Bologna, ma è importante che su questo tema tutti, addetti ai lavori e anche no, siano interessati e coinvolti. Prosegue ogni lunedì nella chiesa di Santa Maria del Baraccano l'appuntamento di preghiera per la pace di Pax Christi, dedicato particolarmente alla richiesta della fine del conflitto in Ucraina. Nei giorni scorsi la veglia di preghiera è stata presieduta dal cardinale arcivescovo. Il cardinale ha cominciato ringraziandoci di questa nostra attività e della perseveranza con cui lo facciamo. E sperando, appunto, lui diceva che questa iniziativa accresca e coinvolga sempre molto più persone. E lui ci ha ricordato che la preghiera non è preghiera fine a se stessa, ma è una prendere coscienza delle nostre diciamo così, difficoltà, delle difficoltà che ci sono nel mondo, e quindi non è una preghiera passiva, ma è una preghiera per essere in mezzo al dolore della gente, in mezzo al conflitto, e pregando per questo, perché la preghiera è sempre contro la violenza, la preghiera è sempre un impegno per la pace. Il gruppo Bologna è nato alla fine degli anni 90 per iniziativa di alcuni laici e alcuni sacerdoti, e da lì pian piano abbiamo cominciato a fare delle attività sulla pace, che queste attività sono essenzialmente: uno, sulla preghiera, perché il nostro movimento nasce come un movimento di preghiera alla fine del conflitto mondiale, e quando alcuni tedeschi, alcuni francesi si sono ritrovati dicendo: ma come possiamo combatterci quando siamo cristiani? E lì, diciamo così, hanno cominciato a pregare. Poi è un movimento che si impegna sullo studio, perché solo sullo studio dei conflitti e dell'analisi dei perché si ha poi uno sguardo completo. E poi dopo è un movimento anche d'azione. Beh, noi ci siamo sempre impegnati nelle grandi marce della pace, anche qui a Bologna facciamo parte delle portiche, ultimamente ci siamo impegnati anche nella marcia promossa dai sindacati a favore delle donne in Iran. Ma non solo, ma facciamo anche altre iniziative per far sì che diciamo così, questo concetto di pace e di non violenza parte anche dal nostro micro, quindi dai conflitti che abbiamo nella nostra famiglia, nel mondo del lavoro, e vedere come dirimerli, insomma, ecco. Su di questo noi abbiamo un'iniziativa che faremo alla fine del mese, qui il 29 ottobre, nella parrocchia di Savigno, dove faremo un incontro come esseri artigiani della pace. Thank you.